Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Orphan Age. Io non ho mai giocato questo gioco, quindi è la prima volta che lo provo e lo giocheremo insieme. Allora, intanto stoppiamo Roomba, che è il mio robotino che pulisce casa, perché farà un casino della Madonna. E lo mettiamo in pausa. E lo mandiamo alla base, perché sennò sentirete un aspirapolvere di sottofondo. Allora, continua, new game, option. Vediamo se c'è la lingua, no, la lingua è solo in italiano. Bravissimo, hanno messo la sound music più bassa. Ok, perfetto, dice che ci siamo. Back, non so i comandi, e new game. Tutorial on. Naturalmente cosa è successo? Penso che sia stato un poliziotto o una squadra di soccorso, è entrato nella stanza, nell'edificio, e ha sentito dei rumori. All'inizio era solo un cane, ma poi ha guardato meglio e c'eravamo anche noi ed eravamo solamente un ragazzo, e naturalmente ci ha detto che è troppo tardi per i nostri genitori, quindi credo che siano deceduti. Allora, enter your name, Yota. Questo è la nostra sembianze. Tante sembianze. Ah, beh, però sono tante. Non sono male. Questo, mi piace questo. Non è male. No. Oh. Non si può girare, no. Questo no, no. Ok. Oppure questo con la mascherina, che è molto nel periodo che stiamo vivendo. Questo. Storia. Sognatore, Corner Kid. Ah, sono i tratti. Ok, oppure c'è il randomico. Benefit a lot of quick persistence, tanta roba. Non prende l'umore quando interagisce con gli altri orfani. Vabbè. Età. Ah, capito. Possiamo andare 8, 9 e cambia l'altezza naturalmente. Facciamo 12 anni. School grade 14. Di meno. Ah, ok, così facciamo schifo. Se ci abbiamo A più siamo super fighi. Abilità per formare fisica, azione e caratteristica. Ah, facciamo sufficienza. Forza. Così. Tecnica. Ah, sono i trait. Facciamo più tecnica. Ok. Start. Cos'è bully? Siamo un bullo. No, un bullo no. Atleta. Emo kid. Country kid.
il pagliaccio della classe. Facciamo il pagliaccio della classe, vai. Però non è pagliaccio della classe, comunque sia. Ok. La tua piccola sorella è malata. E i tuoi genitori purtroppo non ci sono più. La tua sopravvivenza, o la vostra sopravvivenza, dipende da te. Per questo devo finire degli obiettivi che sono mostrati in alto a destra dello schermo. Iniziamo con Basic Overview. Ok. Zoom in, zoom out, rotate. Ah, ok, col bottone centrale, una cosa che ho sempre odiato, pure con QED. Possiamo selezionare gli orfani da qua, o premendo 1 e 2. Camminare col tasto destro dove dobbiamo andare e eseguire delle azioni, tipo qui nella spazzatura facciamo un cerca. Lui incomincia a cercare e trova roba. Quindi dobbiamo cercare varie importanti cose e qua ci spiega quali sono. Qua sopra abbiamo l'inventario di ciò che abbiamo trovato. Capacità storage, il di medica igiene, cibo, poi abbiamo oggetti per alimentare, fare potenza, dare potenza, quindi energia elettrica, sarebbe gasolio e altre robe, batterie. Attrezzatura per costruire e costruzione risorse usate per costruire. Perfetto, questo è il mattoncino di Lego, mi piace questa icona. Possiamo vedere il tipo di risorse che stiamo raccogliendo, che abbiamo qua sotto. E loro continueranno a raccogliere gli oggetti fino a quando il nostro magazzino non sarà pieno. Ma prima apriamo il resource menu cliccando qui. Abbiamo trovato niente, frattaglio, schifezze. Perfetto. Perfetto, non c'è niente. Costruiamo. Dal menu di costruzione ne possiamo vedere vari fornitures, che non mi ricordo mai in italiano cosa vuol dire. Non mi viene mai la parola. Sarebbe mobilie, tutto ciò che c'è di arredamento. Possiamo anche possiamo costruirli quando abbiamo giustamente, quando avremo abbastanza risorse. Abbiamo trovato timber, figo. Quindi apriamo il costruzione menu e possiamo incominciare a costruire cosa? Questo, che è il nostro primo fire camp. Ah, quindi possiamo metterlo qui o qui o dove voglio. Usa QE to rotate fire. Naturalmente non si vede niente. E dove lo costruiamo? Di solito si costruisce al centro, no? Questo non so cosa sia, però. Qua. Ah, è il nostro magazzino. Te fermo. Possiamo modificarlo o upgradarlo. Ah, ok. Cioè possiamo spostarlo, quindi. Sì, infatti è move. Ah, ok. No, lascialo lì. Quindi una volta costruito possiamo smantellare, costruire o anche cambiare. Ora, se noi andiamo al secondo... No, ancora no. Non possiamo parlare con la sorellina. Nel frattempo lui costruisce. Però non mi fa più zoomare. No, ho sbagliato, scusa, costruisci. Dobbiamo aspettare che costruisce. 3 di 25, questo è lo spazio occupato. Ci manca cibo però, eh. Vabbè, naturalmente questo possiamo vedere, cercare qualcosa qua dentro. Le speranze sono state cambiate. La speranza
è ciò che misura la nostra performance, cioè come ci prendiamo cura e incontriamo i nostri, le necessità dei nostri orfani. Quindi tutte le nostre azioni, naturalmente se c'è il sole che splende, tutti stiamo bene. Sarebbe il nostro mood, no? Se tutti stanno bene oppure no, la classica faccina. Altrimenti, game over, nessuna speranza. E infatti tutti gli effetti incidono negativamente o positivamente in base al nostro, a questa speranza qui. Se raggiunge 0 è game over. Ok, perfetto. Ogni orfano ha delle necessità che sono misurate per vari stati, quindi cibo, cioè fame, igiene, dormire, volersi bene, amore, eccetera eccetera. Andiamo. Che cos'è sto rumore? Madonna mia. Aspettate un attimo, dov'è? Settings. No, eccoli qua, questi sono. Ok, è troppo alto. Quindi lui poi ci dice good now, gather the resources need to good night, vuole questo, lo cerchiamo. Ma possiamo fargli cercare anche a lei? No, lei non vuole fare niente. Vabbè, cerchiamo di trovare qualcosa di utile. Cosa abbiamo trovato? A, B, C, D. Cerchiamo anche qui. Qui c'è un pulsante. Ma possiamo andare in giro, vero? No, scusa, cerca. Ok, abbiamo trovato altra roba. Vediamo cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato robe da cucinare, schifezze, un pacchetto di patatine, qualcosa per costruire, un po' di roba, va. Qui c'è acqua. Mi ricorda molto Worlds of Mine. Non so se l'avete mai giocato, molto carino come gioco, però mi ricorda tanto quello. Soltanto che quella era in 2D, questo diciamo è isometrica la grafica. Carote. Il problema è che non possiamo... Siamo a Meredith, non possiamo fare niente con lei. Ma cos'è? Sta dormendo forse. Perché c'ha il simbolo o vuole dormire. Ha bisogno di mangiare, farsi una doccia, cioè lavarsi. Dormire, un letto dove dormire penso, o vestiario. E si sente sola. Quindi ci parliamo? No? Ok, vabbè, andiamo a cercare qua. Vediamo cosa troviamo. È un po' lunga questa ricerca, perché sono tanta roba. Ok. Questo, scusate, weary, non significa né vestirsi né, e significa sentirsi stanchi. È stanca, quindi ha bisogno di dormire. Abbiamo trovato i noodle istantanei, quindi tanta roba. Questa è gigante sta roba. Possiamo già costruire good night e comfort after all. Ok, costruire queste due cose qua. Quindi volendo possiamo fare questo, che serve per dormire, e possiamo girarlo come vogliamo. Andiamo a mettere qui.
E poi questo. No, non lo possiamo fare. Vabbè. Ah, c'è il tutorial sopra. Poi possiamo cambiare la velocità come al solito. Come la cambiamo la velocità? Da qua. Perfetto. Il nostro personaggio costruisce. Boom. E lei va subito a dormire. Vuole che costruiamo un altro di questo per noi. Refuel the fire. Andiamo a costruire. Naturalmente dobbiamo metterci un po' di ingredienti. E per mettere gli ingredienti dobbiamo mettere questo. Ottimo. Ok, ci dice il livello, naturalmente, di riscaldamento e di sopravvivenza della stanza. E dobbiamo sempre alimentare il fuoco per tenere la stanza calda. E ci dice: prova a sopravvivere il più possibile, perché è finito il tutorial. E naturalmente ci dice: divertiti. Quindi spazzatura. Allora, caldo A. Stiamo bene. Abbiamo un po' di spazzatura. La casa, la somma è una sufficienza. Questo cosa sarebbe? Giorno 1 è la storia. Quindi dobbiamo costruire questo, questo, quest'altro e tanta roba. Va bene. Poi settings. Abbassiamo un altro po' la musica perché è un po' troppo forte. Ok, giriamo la camera, mettiamo così. Qui c'è un'altra stanza dove possiamo andare a cercare. Lui sta... Possiamo cucinare, quindi. Oddio, ma c'è tanta roba. Vabbè, c'è tanta roba. Quindi c'è un letto. Sleeping spot. Poi vuole un picnic, che non so come si faccia. Wash pot per lavarsi. Picnic, questo. Ma ci mancano due scraps. Cerchiamo qui e vediamo cosa troviamo. Lei può andare benissimo a dormire perché è stanca. E noi andiamo a dormire pure. Facciamoci una bella pennichella, così siamo a posto. Ma lei è sotto terra. Che è successo? Ah, ok, lei è già libera. Quindi lei è utilizzabile e possiamo andare a cercare qua. Lui era stanco, quindi lui dorme e lei cerca. Dopodiché gli facciamo costruire, appena trova un'altra scraps, facciamo costruire questo. Picnic. Oh, ho trovato. Qui. Così loro possono mangiare. Diciamo, è come un tavolo, no? Quindi, quando troviamo altri rottami, quindi scraps rottami, costruiremo anche il patch up, che è praticamente l'area per raccogliere più risorse. Cerchiamo anche qua, così puliamo la nostra area. Però patch up non si scopre. Non era riparare? Se non mi ricordo, patch up vuol dire riparare. Rappezzare, rattoppare.
Lui sta dormendo. Ah, adesso possiamo interagire, giocare, parlare. Quindi adesso se il nostro personaggio, che è Iota, va qui, possiamo mangiare. Il fuoco al centro fa un rumore assordante. Infatti lui sta mangiando. Ok, ottimo. Dopo facciamo mangiare anche lei. Ci vorrebbe qualcosa però per farci, per lavarci. Un altro di questo invece che questo. Cos'è sta roba? Ah, oh, stiamo pulendo la stanza. Mangia anche tu. Dopodiché eliminiamo questa. Scusate il continuo rumore. Ma ogni volta che premi qualcosa fa clic 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 clic. Vabbè, questi qua non funzionano. Qua c'è l'help. Ok. Ah, eccolo qui. Wash spot. Che sembrerebbe uguale a questo. Quindi credo che patch up è il nome della quest. Boh, vabbè. Comunque lo possiamo fare. Ci laviamo naturalmente lontano da dove viviamo. Questo cosa sarebbe? Ah, questa è una sedia. Costruiamo. Potremmo fare reparto notte, reparto giorno. Vediamo un attimo, sto pensando di metterlo qua. Via. Costruisci. Cosa ci manca? Ah, ci manca. Cos'è che ci manca? Scusa. 4 di 2. No, ci abbiamo tutto. Non ci sono abbastanza sedie? Vabbè, smantella. Adesso sì. Vabbè. Dice che non si può. Vabbè. Lasciamolo lì, non ci interessa. L'importante è che questo dice che è usata troppe volte. Questa qua non riesce. Quindi. Toh. Vai a dormire così ti rilassi e. Vabbè, che potremmo andare a fare a cercare qualcosa. Questo qua? Ah, c'è questo. Allora, facciamo così. Tu invece di dormire, vai a cercare. Dai, svegliati su. Ho completato la quest. Perfetto. Ok, questo non lo smantella. Vabbè, non è un problema. Quindi possiamo. Infatti. Vabbè. Abbiamo bisogno di. Penso acqua o qualsiasi altro oggetto. Vediamo un attimo. Rinse, cosa vuol dire rinse? Io non lo so. Onestamente. Aspettiamo che finisce di cercare la sorellina. Eh sì. Sciacquare. Sciacquare. Ah, ma non hanno bisogno loro. Ah, perfetto. Talk, parliamo con la sorella e vediamo un po' che cosa c'è. Parliamo, vediamo se sono un po'. Ah, ok. Quindi la solitudine se ne va via. Perfetto. Diciamo che siamo in buono stato allora. Dove
Non c'è abbastanza spazio. Quindi, vediamo un attimo. Cosa dobbiamo fare? Quattro di cinque. E non abbiamo più spazio. Come si fa altro spazio? Questo. Penso sia una chest che andremo a posizionare qua. E con lui andiamo a cercare, no? No, ci dice che non c'è abbastanza spazio. Dannazione. Siamo rimasti senza spazio. Infatti dice di costruire un altro sta... Ok, cos'è sta roba? Sit. Come sit? Vabbè. Ottimo. Vai, costruiamo. Ok, costruiamo il workbench. Costruiamo al massimo la velocità. Siamo belli e puliti e rinfrescati. Ottimo. Tutto quasi verde. Nel frattempo lui va a dormire, così diventa verde anche questo. Questo penso sia l'esperienza, infatti. Loro nel frattempo parlano. Così la solitudine diventa anch'essa verde. Magari un po' questa luce qua un po' troppo accecante, direi. Meno blur sarebbe meglio. Si può un po'. Ah, quante robe vuole per costruire il workshop. Il lumber mill possiamo costruirlo pure? Il workshop, lumber mill, no, ci servono due crafter. Andiamo a cercare nel frattempo, dai. Anzi, vai qua. Ci sono i toolkit. Vediamo se riusciamo a fare anche il lumber mill. Lei costruisce. Andiamo al massimo alla velocità. Lui è affamato. Neanche più di tanto. Dice vai, mangri. Cioè, sta bene. Devo riaccendere il fuoco però. Che quando finisce lei, con la faccia seccata. Ottimo! Fatto. Craft. Ah, possiamo craftare altra roba. Ottimo. Riscaldiamo l'ambiente con questo. Sempre col timber, eh. Ah, warm up si riscalda, però non ho capito. Vabbè, usa quello. Vabbè, 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 vabbè. Possiamo costruire finalmente il lumber mill? No. Ci servono due crafted. Beh, diciamo che abbiamo una... un po' sporca la storia, però. E non so come pulirla, onestamente. Dice che è sporca. Questo non lo smantella. Lui si è fermato un attimo. Ma andiamola a cercare pure a lei. Vediamo se riusciamo a trovare due di quelli.
Lui intanto si ferma, non so perché. Ok, allora lui ha finito. Come game over? Attenzione, game over. Tutto all'improvviso game over. Ma eravamo tutti bene, stavamo benissimo. Non so perché, ma c'è stato game over. Ok, bene, la nostra preview sulla demo finisce qui. Spero che vi siate divertiti. Non ho capito perché è finito tutto. In teoria il mood era a posto. Boh, bah, chi lo sa. Come sempre, se volete supportare il canale, potete farlo benissimo con un like o un commento. E se vi va, iscrivetevi. E come sempre, siete amici. Alla prossima. Bye bye!